Poi da c'è la donna, a me il cinema non mi piace, è una cosa che odio. Io ci trovo a... No, però come vedi lo guardo poi. Sì, ci fa piacere. Riccardo, grazie. Volevo dire una cosa sul personaggio invece di Martina, a me come è piaciuto nel film, che alla fine forse è quella che veramente è svolta nella sua vita. Seguono questa avventura che ritrova finalmente un'identità che è diversa da quella da cui l'avevano sradicata da Torino, diciamo. Io credo che l'ultima analisi, forse più del personaggio principale, è lei che trova la sua identità anche in questo che è secondo me che lo Sì, sì, no, grazie dell'intervento, perché questo poi è anche la scintilla che ha fatto partire la mia voglia di fare questo film. Il personaggio di Martina è proprio lei. Poi mi piaceva anche molto l'attrice, mi sono più che trovato bene, proprio fatto un'esperienza forte con lei. Credo che con lei sono riuscito a raggiungere un traguardo che almeno io avevo in mente, no? Con lei abbiamo parlato, dico, cioè lei è il personaggio che secondo me è più spessore in questo film alla fine, e che dà anche i momenti più emozionanti al film. Quella scena con la moglie di Tonino nel bagno è quella che almeno girando mi è sembrata la più emozionante. E poi sì, cioè lei mi sembra anche l'attrice più brava nel film. Su di lei abbiamo fatto tutto un lavoro molto, molto profondo, no? Perché poi, sai, effettivamente sì, il pubblico può godere di questo film perché è una commedia, perché è piacevole, però comunque su quel personaggio ci sono delle cose profonde, no? Tutto il tema anche dell'identità sessuale, del corpo. Cose che poi sono, cioè, forti da lavorarci sopra. Appunto, io sono fortunato di aver cominciato a fare il mio primo film, è una commedia che però ogni tanto ha questi momenti, no? Perché sennò come primo film fa un film molto drammatico, è veramente una cosa... è triste proprio, cioè... uno rischia di non arrivare in fondo, perché sì, infatti il problema delle prime opere è... sì, che sono sempre cariche di tutto, cioè uno vuole metterci veramente tutto e sovraccaricarlo di significati che poi magari perdono senso, perché ce n'è troppo. Invece decidere di fare una semplificazione e all'interno di questo percorso magari delle recitazioni, magari approfondire determinati personaggi e lasciarsi altre idee da sviluppare nei lavori futuri. Questo è il problema della prima opera. Non è neanche facile fare una commedia come ha fatto lui. Assolutamente. Perché ha capito il premio. Anche se lui dice di no. No, però è vero che lavorare su temi molto drammatici appesantisce tanto. Cioè magari rischi di uscire da quell'esperienza molto, anche molto provato. Invece la commedia ti dà un sentimento diverso mentre lavori, se non altro perché ci sono tante battute in serie, perché io non lo so, però ci sono dei film che mi chiedo davvero nella mia ingenuità, forse anche come fanno a girare quei film così duri, così proprio, cioè, come fanno? Come che arrivano alla fine? Perché mettono in moto, no? dei rapporti anche tra di loro, con gli attori, che sono profondamente drammatici. Io ammiro tanto, non so. Per esempio, l'ultimo film di Costanzo, di Saverio Costanzo, per chi l'ha visto, è un film molto, molto duro, molto drammatico, no? Allora, a me è piaciuto il film, però mi chiedo che forza ci voglia per fare un film così
Ma erano cose che non pensavo, poi invece dopo hanno realizzato questo, in cui anche le piccole occasioni di dramma erano difficili da vivere, e poi mi sono chiesto, cavolo, allora fare un film drammatico veramente, veramente molto difficile. Poi appunto, si dà degli obiettivi, magari poi magari li supera, però.